Durante la gravidanza l'emodinamica, cioè la quantità di sangue, la richiesta di sangue nella mamma aumenta. Questo può comportare che le cardiopatie possano complicarsi, nonostante fuori dalla gravidanza le mamme siano in condizione di stabilità della malattia. Le cardiopatie più comuni sono fondamentalmente di tre categorie. Abbiamo le cardiopatie congenite, in quanto le donne operate in età infantile sempre più arrivano all'età fertile. Le cardiopatie intese come valvulopatie da malattia reumatica, in quanto il numero di donne che giungono alla nostra attenzione proveniente da paesi dove le condizioni sociosanitarie sono sfavorevoli sta aumentando. Le cardiopatie ischemiche, l'ipertensione arteriosa e le aritmie, in quanto le donne in età avanzata che desiderano e che intraprendono una gravidanza sta sempre più aumentando. Il momento più importante di informazione per la donna è il momento preconcezionale, quindi quando la donna incomincia a desiderare la gravidanza. In questo momento noi dobbiamo valutare il tipo di cardiopatia e nell'eventualità sconsigliare la gravidanza qualora ci sia una controindicazione assoluta alla stessa, cambiare le terapie qualora queste terapie possono essere dannose per il feto, curare le condizioni curabili, quindi migliorare la condizione cardiaca prima di affrontare la gravidanza e informare la donna su quelli che possono essere i rischi di trasmissione al feto di cardiopatie che sono cardiopatie congenite. Inoltre dobbiamo informarla sul rischio di parto prematuro, il rischio di peggioramento della sua condizione cardiaca e il rischio di iposviluppo fetale. Durante la gravidanza è importante utilizzare i farmaci strettamente necessari. Inoltre, valutare in modo adeguato con ecografie di secondo livello e ecocardiografie il feto qualora la mamma sia affetta da una condizione di cardiopatia congenita. Ed inoltre utilizzare il riposo, l'astensione dall'attività lavorativa e qualora ce ne sia bisogno l'ospedalizzazione come strumento di cura. Gran parte delle gravidanze, quindi nelle donne cardiopatiche, ha un buon esito. Tuttavia ricordiamoci che i momenti importanti sono sicuramente il periodo preconcezionale, per questo in policlinico, in Mangiagalli, è possibile rivolgersi ad un ambulatorio dedicato di consulenza preconcezionale, e la gravidanza stessa. La gravidanza deve essere seguita in una struttura adeguata che abbia un team multidisciplinare in grado di seguire la donna, che preveda la presenza dell'anestesista, del cardiologo, del ginecologo, e anche questo è possibile farlo in policlinico, in clinica Mangiagalli, negli ambulatori di patologia della gravidanza, dove le donne verranno viste a seconda delle necessità ogni mese piuttosto che ogni 15 giorni.